tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con la Marvel Movie Collection. Oggi è il tempo di andare ad aprire Vedova Nera. Come sempre vi avevo annunciato l'uscita di questo video sui miei social, che vi lascio qui sotto. Vi invito ad andare a seguirmi perché non solo vi faccio sapere che cosa esce sul canale, ma vi avviso anche su tutte le uscite che arrivano in edicola, quindi molto importante, soprattutto se volete prendere alcuni numeri nello specifico, essere avvisati da me. Allora ragazzi miei, oggi arriva questa Vedova Nera in netto anticipo, infatti oggi è domenica, peraltro buona domenica, vi sarete secondo me da poco svegliati, sono le 10, quindi immagino che vi sarete svegliati da pochissimo. E appunto come vi dicevo è già uscita, in realtà l'uscita era prevista per martedì 15, a me è arrivata di sabato, francamente molto strano perché effettivamente poi di sabato di solito le cose in edicola neanche arrivano. Quindi francamente non so dirvi per quale motivo, comunque è arrivata in anticipo e quindi ce la godiamo in anticipo. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice da lì in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Marvel Movie Collection, dove non solo troverete questo numero ma anche tutti i 5 precedenti che abbiamo fatto. Allora, oggi per questa Vedova Nera, ahimè, dobbiamo fare un po', insomma, dobbiamo parlarne bene, perché se mi seguite da un po', io vi dico sempre che i personaggi femminili molto spesso fanno fatica a replicare i visi femminili, perché ovviamente sono dei visi molto più delicati, più armonici, e francamente nella scultura 3D diventano difficili da fare. Pensate che addirittura statue da migliaia di euro, io insomma le vedo che i volti femminili non sono fantastici, pensate queste statuine da 16 euro, insomma, quindi devo dirvi, non è fantastica secondo me, soprattutto il viso. Comunque adesso la apriamo insieme, ne parliamo e poi ovviamente io aspetto di sapere la vostra. Va bene? Spostiamoci sotto e andiamo ad aprire Vedova Nera. Perfetto ragazzi, eccoci qui, pronti via, andiamo ad aprire la nostra Scarlett Johansson, che ovviamente interpreta la Vedova Nera, personaggio molto importante, come sicuramente saprete, per quanto riguarda il team degli Avengers. Allora, che cosa vi stavo annunciando ad inizio video? Che purtroppo questi personaggi femminili risultano molto difficili da realizzare. Come potete vedere, questa figure, che è perfetta ovviamente l'immagine che loro utilizzano, quindi è stata colorata perfettamente, già di base io non ci vedo questa grandissima somiglianza con Scarlett. Insomma, figuratevi adesso con la nostra figure colorata un po' così alla bene e meglio, vi lascio immaginare. Allora, comunque, il personaggio, vabbè ragazzi, Scarlett Johansson, attrice a dir poco, bellissima, famosissima, e insomma il suo personaggio è diventato veramente uno dei più importanti all'interno della saga, poi con il sacrificio in Avengers Infinity War forse è diventata ancora più importante, ancora più famosa, chissà se la rivedremo sul grande schermo, vedremo un po', perché comunque come sapete adesso è stato inserito il discorso del multiverso, quindi diciamo che può succedere un pochino di tutto. Allora, il prossimo numero, mi sa che neanche in questo caso ce lo dice, comunque io se non vado errato il prossimo numero sarà Black Panther, va bene? Quindi ci rivedremo probabilmente con Black Panther. Allora, questo è il certificato, come sempre, certificato di autenticità Capitan America The Winter Soldier, perché mi ero dimenticato di dirvi che questa Vedova Nera è presa proprio dal film Capitan America Il Soldato d'Inverno, Black Widow. Va bene, allora andiamola ad aprire. Allora, c'è una cosa, secondo me, vabbè, super negativa di queste figure. Io ho scelto fra tre, ok, e ho preso la meno peggio, ragazzi, le altre due erano veramente inguardabili, proprio non si poteva fare, perché hanno tutte un grossissimo difetto di colorazione sui capelli, va bene? Quindi vi voglio innanzitutto parlare di quel problema e poi magari vediamo di vedere i pregi comunque di questa figure. Allora, eccola qui, la nostra vedova, vediamo di mettervela a fuoco. Allora, qual è il difetto più grande che io ho notato? Il problema è la colorazione dei capelli. In questo caso, quella che ho preso io, quindi questa vedova, ragazzi, devo dirvi che è anche accettabile. Allora, il problema si va a creare, vediamo, ve lo faccio vedere magari con il taglierino, così ve lo indico. In questo punto qui, vedete questi capelli qui un po' rialzati, no? Che cosa succede? Che mancava la colorazione del rosso, insomma, dei capelli. Quindi si creava una parte bianca sopra i capelli che sembrava come un'estensione della fronte, ragazzi, veniva fuori una cosa atroce, veramente inguardabile.
Come potete vedere, la mia è accettabile. Diciamo che questo difetto è quasi invisibile se non in questo punto. Vedete, c'è un pochino, ma anche il rosso dei capelli. Devo dirvi che i miei occhi di questo personaggio non sono neanche male, ok? Carina anche la colorazione delle labbra e buono il rosso sulle guance. Devo dirvi, tutto sommato, ho preso una figure abbastanza accettabile. Raga, ma se siete sfortunati, che magari nella vostra edicola ne arriva solo uno e potete prendere solo quello, o come chi è abbonato, che quindi si deve prendere il personaggio così come gli arriva, devo dirvi che potrebbero arrivare veramente delle mostruosità, ok? Quindi io mi ritengo anche fortunato perché ho potuto scegliere, però raga, questa figure, insomma. Come vi dicevo, la somiglianza purtroppo non, secondo me non c'è molto, non gli somiglia, dai, diciamolo, sembra un personaggio un po' abbastanza random, a me non sembra Scarlett Johansson. Comunque, andiamo a vedere qualcosa di positivo, perché come vi dicevo, secondo me questa figura ha anche qualcosa di positivo, ovvero la sinuosità del corpo. Ragazzi, guardate come sono state realizzate molto bene le curve della nostra Scarlett. Vedete come la curva è ben fatta e come questa figura risulti, dai, diciamocelo, fondamentalmente molto sexy, perché la scultura del corpo, secondo me, è stato fatto e realizzato molto bene. Guardate la tuta, c'è tutta la texture disegnata sopra. Questa poi, peraltro, questa texture, vi dico, è sempre il punto forte della collezione, secondo me. Come vengono scolpite le armature, i vestiti, sono la cosa migliore. I capelli sono molto belli, peraltro secondo me colorati anche abbastanza bene. Vedete, come vi dicevo, le forme ci siamo, anche quelle sicuramente sul seno, ma qui sulla pancia secondo me sono, insomma, è veramente scolpita bene. Vi dicevo, per quanto riguarda gli accessori, guardate le pistole, la cintura, insomma devo dirvi che secondo me su quello ci siamo, la figura è abbastanza buona. Questa Black Widow numero 6. Posso dirvi che forse l'ho presa prevalentemente perché volevo comunque almeno tutti e 6 gli Avengers, quindi mi mancava solo lei e Occhio di Falco, che sicuramente prenderò. Però insomma, se qualcuno deciderà di non prenderla perché magari non la ritiene all'altezza, diciamo che ci può stare, ok? Per altri il mio consiglio è ovviamente cercate di scegliere come ho fatto io, perché questa è buona rispetto a quelle che c'erano in edicola, quelle altre. Quindi ragazzi, vi devo dire, se riuscite scegliete, fate qualche cosa per poter scegliere, perché se vi dovete accontentare di quella che vi capita, raga, vi assicuro che potrebbero succedere disastri. Comunque andiamola a mettere vicino al nostro Iron Man. Dai ragazzi, le proporzioni come sempre ci sono, vedete, lei risulta ovviamente più magrolina e leggermente più bassa. Comunque mi piace molto la posizione di questa figure, mi piace davvero, questo devo dirvi, sono soddisfatto. Ragazzi, dunque, questa era la nostra vedova nera. Peraltro mi sono dimenticato di farvi vedere, guardate che bello, la base con lo scudo di Capitan America, un ottimo dettaglio. Raga, fatemi sapere voi adesso, tocca a voi, ditemi che cosa ne pensate, se quella che avete preso è buona o se ha i difetti di cui vi ho parlato, lasciatemi un bel commentino. E dunque dai ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like come la nostra vedova, magari non proprio bellissima, ma comunque dai, nemmeno male. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se l'avete preso anche voi, se siete d'accordo con le critiche che ho fatto al viso. Io vi do appuntamento per la prossima settimana, no, fra 2 settimane, quando uscirà Black Panther. Quindi mi raccomando, sempre super sintonizzati. Qui da Visio e da Scarlett Johansson è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.